infatti, allora mi è arrivato un pacco da Foodspring. Ho ordinato delle cose perché, come vi dicevo, penso di avervelo accennato. Su Amazon abbiamo acquistato un tapirulan che dovrebbe arrivarci tra questa settimana, primi della prossima. Spero che arrivi per questa, perché ci dobbiamo iniziare ad allenare. Tanto per la palestra ci sono sempre un sacco di problemi, è più pratica avere qualcosa in casa. E abbiamo deciso di prendere quindi un tapirulan, diciamo per bene, non quelli scrausi da 100 euro per dire. E, insomma, speriamo bene. E ho preso delle cose che ci possono aiutare appunto per l'allenamento. E vediamo un po'. Allora, non mi ricordo che cosa ho preso. Comunque. Ok, questi qui sono gli aminoacidi che avevo già preso. Adesso vabbè, ce li ho messi via. Io li avevo presi all'arancia e al melograno. E c'erano questi qui nuovi al maracuja. Mi ispiravano e quindi li ho presi. Praticamente questo va inserito all'interno dell'acqua e quindi quando fai un allenamento ti dà energia. Quindi mi sono presa questi. E mi pare anche un altro, esatto, questi qui alla mela verde. Io adoro tantissimo la mela verde, questa qui proprio verdissima che è agra, anche se mi fa male allo stomaco, però l'adoro e quindi ho preso anche questo gusto che sono appunto tra quelli nuovi e se non erro ce n'era un altro di gusto tipo frutti di bosco, una roba così che a me sinceramente non piace, però li ho voluti provare. E appunto questo quando fai attività fisica ti danno quell'energia, quella carica in più. Poi che altro ho preso? Ho preso le Coco Whey, queste qui sono praticamente un drink proteico. Adesso lo apro, un drink proteico, ok, e questo qui è all'ananas e dovrebbe essere cocco, mi pare. Questo qua è una bevanda da 33, mi sembra, 330 ml. Appunto, è a base proteica perché non c'è mai scritto niente in italiano. Ok, no, non c'è scritto in italiano, però gli ingredienti mi sembrava che c'era qualcosa di cocco e a base di acqua di cocco. Poi appunto, c'è l'ananas, eccetera. E ho preso la confezione da 3, 6, 9, 12 e ne ho presa anche un'altra. Eccola qua, vi faccio vedere anche questa. Adesso magari questa gliela do anche mio moroso al lavoro che lui gira, lui fa il magazziniere al lavoro, quindi gira nella fabbrica, ma non è la fabbrichina piccolina, è grossa, gira sempre avanti, indietro, su e giù. Arriva la sera che è sempre stanco, gli fa male le gambe, allora magari gli do da portare via questi. E questo qui invece è al mango, sempre con l'acqua di cocco al suo interno. E sono curiosissima di provarli. Quasi quasi ne bevo uno adesso perché ho fatto, sono gli elastici quelli per fare appunto gli esercizi, hanno varie durezze. E ho problemi oggi di sciatica, quindi volevo fare le gambe, ma ho detto non fa, preferisco fare degli allungamenti per le gambe, così ho fatto le braccia, mi fanno veramente malissimo. E ci sono degli esercizi appositi da fare con questi, io faccio delle serie partendo diciamo da quello più leggero che è quello a un pallino, fino ad arrivare, questo nero è impossibile praticamente, però io arrivo al quarto che dovrebbe essere questo rosso, che è molto più duro. E mi ci trovo molto bene, sto facendo praticamente tutti i giorni, però sto facendo più che altro adesso le braccia perché con la sciatica non voglio andare troppo a, a
far nuovi danni. Magari aspetto appunto il tapis roulant, che posso fare un attimo delle camminate, magari mi fa meglio questi. Però veramente se uno vuole fare qualcosa a casa, si usano questi qui, oppure ci sono anche quelli proprio lunghi che non sono a cerchio, che quindi si possono fare altri tipi di allenamenti. Avere questo è già un tapis roulant, una cyclette, ci si può insomma lavorare su. Quindi, visto che ho fatto quello, mi voglio provare a sentire quello all'ananas, così vi dico già in diretta se è buono o meno. Allora, sentiamo l'odore. È una frase stupida. No, non riesco a sentire l'odore. Non sento niente, però come sapete ho ancora questo problema degli odori e sapori, quindi più che sapori gli odori. Quindi non lo so, sa di acqua? Adesso sentiamo. Aspettate che prima lo sbatto, che di solito questi vanno sbattuti. Dopo vi lascio anche il solito sconto di 15 euro. Ha fatto la schiumina, sentiamo un po'. Wow, no, ma che roba buona è! È buonissimo. Allora, fresco, freschissimo proprio. Si sente l'ananas e si sente tantissimo l'acqua di cocco e sembra un po' la pina colada. Se ci metti l'alcol è la pina colada praticamente, non so se avete presente. Veramente buono. Ad esempio, questo è anche al posto per dire, io sinceramente li bevo i succhi di frutta che magari sono pieni di zuccheri. Questo qui non ha zuccheri all'interno. Proprio niente. Quindi sono più light. Adesso voglio fare poi un paragone con voi in diretta. Scusate, ma almeno queste cose ve le dico subito. Perché qui non ci sono scritte le calorie. Io ad esempio di solito bevo questi succhi di frutta alla pesca e volevo vedere ingredienti: pesca, acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, insomma ce n'è. Volevo vedere se c'erano le calorie. Adesso prendo la confezione, scusate, è una curiosità che voglio vedere in diretta. Vediamo un po', ecco, nella confezione. Esempio, perfetto. Allora, questo qui è un succo di frutta da 200 ml e uno di questi succhi di frutta, mamma mia, così tanto, ha la bellezza di 116 calorie. 116 è tanta roba, e sono 200 ml. Questo qui 330 ml, 33 calorie, per dire. Cioè, questa è la differenza praticamente. E ve lo assicuro, ve lo faccio proprio anche vedere. Come vedete c'è scritto 58 calorie, però per 100 ml di prodotto, questo è 200, quindi è il doppio. Quindi, cioè, cambia, vi assicuro. Ed è buonissimo questo. Poi quanto berrò l'altro vi faccio sapere. Poi, come solito, danno degli omaggi. Mi hanno dato nuovamente i semi di chia, che anche adesso, visto che oltre all'attività fisica stiamo cercando di mangiare meglio, e durante la settimana avremo delle insalate e quindi li vado ad inserire. Quindi ottimo anche questo. Poi regalano sempre una barretta proteica. E io ho preso questa qui al caramello, che come vi ho detto è una tra quelle mie preferite, quella al caramello e quella al cioccolato bianco. Questa al caramello ha tipo, sembra tipo il Mars o forse lo Snickers, ha quel retrogusto diciamo, non che è uguale chiaramente, però ha quel sapore lì, mentre quella al cioccolato bianco non dico che sembra il Galak, però è cioccolato bianco, quindi è molto buona. Vi consiglio quindi anche queste. Dopo ci sono un sacco di gusti, anche al cioccolato fondente, che a me
Sinceramente non piace, quindi non l'ho mai presa. Ultima cosa, e questa non è per me, sono la cioccolata proteica, questa qui è totalmente al cioccolato bianco. Di solito io prendo le confezioni risparmio, quello è il trio, che c'è la cioccolata quella normale, cioccolata bianca e il bigusto. Solo che abbiamo visto che quella normale, insomma la cioccolata nera, chiamiamola così, ci rimane. Perché comunque io, sì, la mangio, sì o no. Con la colazione c'ho un po' di problemi. Però ad esempio ho fatto delle brioche, invece di metterci dentro la Nutella ci ho messo quella cioccolata lì e già è diverso. Però queste qui mio moroso se le mangia come merenda, magari con la banana. E quindi gliel'ho prese per lui e dai, ci sta, sono comunque cioccolata proteica, quindi non è proprio tutto sto grasso, diciamo. E quindi questa, poi ultima cosa è questo regalo che me l'avevano data anche l'altra volta. È un abbonamento di un mese Virgin Active, che io ho provato a farlo, però mi richiedevano la carta di credito, tiravano giù dei soldi. Sinceramente non mi andava di fare una cosa del genere, quindi non l'ho utilizzato. Se qualcuno fosse interessato quindi ad avere un mese gratuito di queste, sono 650 workout che potete vedere on demand, sono dei corsi in diretta, me lo faccio sapere che gli do il codice. Quindi ve lo posso regalare e nell'info box vi lascio anche lo sconto, il link per avere lo sconto di 15 euro sui prodotti. Ok, niente, questo è tutto. Questo straconsigliato, questi mettiamoli via che non li prenderò più. Spero che ne facciano anche di altri gusti. Poi sono curiosa di sentire questa al mango. E niente, concludo qui il video. Fatemi sapere se anche voi utilizzate questi prodotti della Foodspring e ci vediamo presto. Un bacio. Ciao.